Namaskaram, siamo qui a Penugonda. Dietro di me c'è Krishna Devaraya, uno dei più grandi imperi mai creati in India. Krishna Devaraya è un nostro antenato. Fu con la sua benevolenza e grazia che le nostre famiglie si spostarono verso Bijapur in Devarapalli, come era conosciuto, e divenne questa regione. Un'agricoltura diffusa governava questi luoghi e si spinse ancora più giù, fino a Madurai. Ma fu uno dei più grandi imperatori. Penso che abbia regnato per soli 20 anni circa, ma il suo impero si estendeva dall'Assam fin giù al Tamil Nadu. Quindi era un'organizzazione enorme e uno degli imperi più ricchi del paese. Mi dicono che a un certo punto ogni anno lui acquistava circa 10.000 destrieri arabi, stalloni arabi. Quasi tutto ciò che avevano laggiù, lui lo comprava. E per qualche anno comprò tutti i cannoni che i portoghesi forgiavano nel loro paese. Ecco quanto era ricco. E la poesia e la letteratura raccontano che insieme ai mercati di prodotti agricoli c'erano mucchi di pepite d'oro e diamanti in vendita in Vijayanagara e Hampi era la capitale. Purtroppo, dopo aver esistito per oltre 20 anni, soccombette agli attacchi e fu completamente saccheggiato. Mi dimentico il suo nome, un re musulmano che venne e saccheggiò ogni cosa e distrusse tutto. Ma comunque, anche se in rovina, se oggi ci andate, resterete profondamente colpiti. Si trova ad Hampi, quindi eccomi qui con il mio antenato di molto tempo fa, 5 secoli fa. Ma nelle nostre famiglie c'erano infinite storie su di lui, e il suo coraggio, il suo fascino, ogni genere di racconto su di lui. E ovviamente Tenali Ramakrishna è assolutamente parte di questo. Anche Tenali è da qualche parte qui vicino, ed è fantastico essere qui, alla presenza di Krishna Devaraya. Siamo a Penugonda. Grazie infinite.